Salve a tutti, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi volevamo praticamente presentare un nuovo sistema di ottimizzazione delle esche per il fuoco. Lo so che praticamente ne abbiamo già fatti uscire altre due, non prendeteci per piromani, ma noi crediamo praticamente che in una situazione comunque di sopravvivenza o in una situazione in cui bisogna fare luce, fare comunque del fuoco e mantenerlo per tanto tempo. Cioè, ci può aiutare per riuscire a facilitarci la vita in quel momento. Allora, oggi presentiamo praticamente un sistema di impermeabilizzazione dei fiammiferi. In questo caso praticamente vediamo dei fiammiferi lunghi, quelli per accendere il camino proprio. Sono di questa, adesso abbiamo preso anche uno, sono di questa lunghezza, sono praticamente più di un palmo di lunghezza. E utilizziamo un sistema per renderli impermeabili e renderli praticamente molto, diciamo, per farli bruciare per molto molto più tempo. Esattamente come viene creato questo sistema? È un sistema molto facile e praticamente lo potete ricreare a casa senza grandissimi problemi. Allora, quello di cui abbiamo bisogno logicamente sono dei fiammiferi e della carta assorbente, come vediamo in questo caso. Ne tagliamo un pezzettino con delle forbici della lunghezza del nostro fiammifero. Se logicamente utilizziamo il fiammifero in tutta la sua lunghezza, ma sarà un pochino più scomodo da portarsi dietro, logicamente taglieremo un pezzo un po' più largo. Noi non facciamo altro che avvolgere anche abbastanza in maniera abbastanza stretta attorno al fiammifero la nostra carta assorbente, senza essere particolarmente, ecco, non come ho fatto io, ok, riavvolgiamo di nuovo, senza essere particolarmente precisi, però andiamo ad avvolgere il fiammifero attorno, la carta assorbente attorno al fiammifero e riscaldando della cera prima lo andiamo a immergere all'interno. In questo senso qua. Logicamente dobbiamo far sì che tutta la cera vada a coprire la carta assorbente, perché non è come le esche per il fuoco fatte con l'ovatta che bisogna solamente creare la crosta. In questo caso tutta la carta deve impregnarsi di cera, perché la cera deve far diventare la carta come una vera e propria candela. Quindi noi in questo caso abbiamo il fosforo che sta sulla parte anteriore del fiammifero, che ci farà ovviamente partire il fiammifero, e il resto che sarà praticamente tutta la nostra candela da bruciare in un secondo momento. Questo è come se noi ci portassimo praticamente una candela dietro, ma è molto più maneggevole, nonostante magari vi sporcate un po' le dita durante la costruzione di questi fiammiferi, di queste esche, è molto più comoda. E soprattutto entra veramente in delle bustine piccoline, entra in delle buste Ziploc oppure entra in alcune buste per contenitori di CD. Noi qui già ne abbiamo fatta una e o se vi portate dietro potete tagliare la carta per accenderli, la potete tagliare e portarvela dietro, oppure potete utilizzare quella di base del fiammifero. Vediamo che accendendo il fiammifero automaticamente la cera si inizia a sciogliere, facendolo diventare una vera e propria candela. Noi lo mettiamo logicamente sulla zona dove dobbiamo accendere il fuoco e vediamo che lui piano 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 inizia a fare una fiamma molto potente, ma proprio perché, come vi dicevo prima, lui è diventato una vera e propria candela. Quindi noi adesso abbiamo tutto il tempo, che ne so, di metterci dei pezzettini di carta, di metterci delle esche per il fuoco, piccoli trucioli o anche delle piccole fascine, e comunque vedete che la fiamma è anche parecchio elevata. Io lo posso anche, volendo, prendere da un angolo e utilizzarlo per fare luce. La fiamma è molto 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 potente. Addirittura è quasi più potente delle palline di cera che delle palline imbevute di cera. Rendetevi conto che questo sistema vi può durare tra i 3 e i 5 minuti sui pezzettini sui fiammiferi corti, e può arrivare a durare tra i 7 e i 10 minuti sui pezzi più lunghi. Logicamente farà fumo come una candela. E questo è più che normale che farà fumo, però insomma voi vedete che l'effetto è potente, anche la quantità di luce sprigionata è potente, anche la quantità di calore che si genera attorno è potente anch'essa. Quindi
Questo sistema, come vi dicevo, lo potete ricreare senza nessunissimo problema. In questo caso noi su quello vecchio ne avevamo utilizzato molto di meno di cera, quindi sarà durato più o meno 1 minuto e mezzo, 2 minuti, ma era giusto un attimino per farvi vedere. Però se accendiamo questo lui durerà molto di più. Comunque la quantità di fuoco sprigionata è sempre elevata per farvi fare parecchia luce. Adesso non lo so, magari possiamo anche utilizzare questo appena fatto. Lo riproviamo, utilizziamo quest'altro pezzettino. Ecco fatto. Lui comunque è ripartito, vedete che comunque come sistema è anche abbastanza infallibile. È tra virgolette impermeabile, ma comunque mostreremo anche dei metodi per impermeabilizzare i fiammiferi. Li possiamo sempre impermeabilizzare magari imbevendoli già direttamente loro con la cera, ma vi dureranno un pochino di meno. O magari impermeabilizzarli con lo smalto per unghie o immergendoli in olio di vaselina o in gel di vaselina. Ungeranno molto di più, in questo caso abbiamo utilizzato un pochino di più, la cera non è ancora totalmente asciutta. Questo è un pezzettino di legno, magari lo mettiamo qua sopra e lui tranquillamente prende fuoco. Possiamo fare un ottimo fuoco. Detto questo, ci salutiamo qua perché comunque pensiamo che il video possa essere esaustivo già in questo momento. Se vi fa piacere, mettete un like, commentate, condividetelo e come sempre un grazie e ciao!